Un'antica leggenda della mia famiglia narra di due grandi draghi fratelli. Il drago del vento del nord e il drago del vento del sud. Insieme, essi mantenevano l'equilibrio e l'armonia nei cieli. I due fratelli discutevano su chi governasse meglio la terra. Il loro astio divenne rabbia e il violento scontro che ne scaturì oscurò i cieli, finché il drago del vento del sud abbatté il fratello, che precipitò devastando la terra. Vento del sud aveva trionfato, ma col tempo iniziò a soffrire la solitudine e la dolcezza della vittoria si trasformò in fiele. Per anni il dolore del drago solitario gettò il mondo nella discordia, ed egli conobbe solo amarezza e rammarico. Un giorno, uno straniero evocò il drago e chiese: «Oh, signore dei draghi, perché sei così turbato?» Il drago gli rispose: «Assetato di potere, ho ucciso mio fratello, ma senza di lui mi sento perso.» Lo straniero replicò: «Hai inflitto delle ferite a te stesso, ma ora devi guarire. Cammina sui tuoi piedi come faccio io. Scopri il valore dell'umiltà. Solo allora troverai la pace.» «Non sei il primo sicario mandato ad uccidermi, e non sarai l'ultimo.» «Hai coraggio a venire nel castello degli Shimada, il covo dei tuoi nemici?» «Questa era la mia casa. I tuoi mandanti non ti hanno detto chi ero?» «Lo so chi sei, Hanzo. So che vieni qui ogni anno nello stesso giorno. Corri grandi rischi per onorare qualcuno che hai assassinato. Tu non sai niente di quanto è successo! So che racconti a te stesso che tuo fratello aveva disobbedito al clan e hai dovuto ucciderlo per mantenere l'ordine, che era tuo dovere. Era il mio dovere e la mia croce. Ma ciò non toglie che gli renda onore! Pensi di onorare tuo fratello Genji con incenso e offerte? L'onore di ciascuno sta nelle azioni. Come osi parlare a me di onore? Tu non sei degno di pronunciare il suo nome! Ryuga Wagate Kiwokurau!
Solo uno Shimada può comandare i draghi. Chi sei tu? Fallo dunque, uccidimi. No. Non ti concederò la morte che desideri. Hai ancora uno scopo in questa vita, fratello. No. Non può essere. Mio fratello è morto. Kenji. Il drago si posò al suolo. Per la prima volta era in grado di vedere chiaramente il mondo intorno a sé e divenne umano. Lo straniero si rivelò essere il fratello caduto. Riuniti, i due si dedicarono a ricostruire ciò che un tempo avevano distrutto. Che cosa sei diventato? Ho accettato quello che sono e ti ho perdonato. Ora tu devi perdonare te stesso. Il mondo sta cambiando di nuovo, Hanzo. Ed è tempo di scegliere da che parte stare. La vita non è come le storie che ci raccontava nostro padre. Se ci credi, sei soltanto un illuso. Forse sono un illuso a pensare che ci sia ancora speranza per te. Ma lo faccio comunque. Riflettici, fratello. Overwatch. In arrivo su PC e console il 24 maggio. PS4 for the players.